Un programma offerto da Maranauto, nuovo salone in via delle Officine 1 a Spoleto. Cari amici di Spoleto Online, buongiorno e benvenuti alla Grande Corsa 2014, il programma di approfondimento curato dalla redazione di Spoleto Online in vista delle imminenti elezioni amministrative a Spoleto. Ospiti di oggi sono il candidato del Partito Democratico e del centro-sinistra Dante Andrea Rossi e il suo rivale del centrodestra, o meglio della lista Due Mondi appoggiata dal centrodestra, Giampaolo Emili. In studio con noi abbiamo dalla redazione Filippo Partenzi e Alfonso Marchese. Partiamo con i curricula dei due candidati, dopodiché entriamo subito nel vivo. Giampaolo Emili, 45 anni, nato a Spoleto, dal 94 agente generale della Società Cattolica di Assicurazione, per due mandati consigliere di giunta della Confcommercio. A lui si deve l'organizzazione a Spoleto di importanti manifestazioni, tra cui Vini nel Mondo, il primo campionato europeo di minimoto, 4 edizioni di Spoleto Tipica e l'anno Menottiano, che si compose, come ricorderemo, di 47 eventi in 8 mesi, tra le quali il concerto in Piazza Duomo con Steven Mercurio e Michael Fitzpatrick. Due convegni nazionali degli agenti cattolici a Spoleto e inoltre ha collaborato con Confcommercio, con Spoleto ed altre persone per ambientare a Spoleto le riprese di Don Matteo. E passiamo a Dante Andrea Rossi, 42 anni, spoletino anche lui, istruttore amministrativo. Da sempre impegnato nel sociale e con una grande passione per la politica, dal 2009 al 2010 ha ricoperto la carica di vice sindaco del comune di Spoleto, già segretario comunale del Partito Democratico, dal 2010 è membro della segreteria regionale ed anche segretario provinciale del partito. La sua campagna elettorale è improntata sul cambiamento rispetto alle passate amministrazioni, rispetto alle quali ha deciso di inviare importanti segnali di rottura, a cominciare dalla composizione della coalizione che lo sostiene. E partiamo proprio dalla coalizione, Rossi. Fuori Rifondazione Comunista, dentro prima Spoleto Sì, di Sergio Grifoni e Maurizio Anche. Apertura alla società civile o ammucchiata purché si vinca? Ammucchiata assolutamente no. In un comune si creano coalizioni sui programmi. Lei fai riferimento, anzi ci diamo del tu, alla Maurizio Anche e a tutti coloro che in questo ultimo anno hanno permesso di evitare una ferita al Comune e all'amministrazione, quella del commissariamento. Su questioni concrete sono nate condivisioni e Maurizio Anche ha fatto un percorso di avvicinamento al centro-sinistra, prima con Rutelli, a suo tempo qualche tempo fa, oggi è iscritto al movimento di Tabacci. E noi abbiamo creato una coalizione che è quella rispondente al governo regionale e in parte al governo nazionale. Lo facciamo su temi concreti, sui temi del futuro della città e su questo ci impegniamo, lo abbiamo detto, forse siamo gli unici che al secondo turno, nell'eventualità che ci fosse un secondo turno, non faremo apparentamenti proprio perché pensiamo che sia fondamentale la governabilità. Emili, una domanda, ma a proposito di alcuni alleati del PD, non avevate intrapreso un percorso insieme a loro fino a qualche mese fa? Qualche è successo? Beh, allora intanto mi fa piacere sapere che con il PD hanno fatto un'alleanza sui programmi. Erano con noi, ero io con loro, ho consapevolmente condiviso la scelta di non commissariare il Comune perché credo questo sia un atto di responsabilità. E pur non essendo io in consiglio comunale, ma ho sostenuto, diciamo, dall'interno questa scelta, perché il commissariamento avrebbe creato seri problemi a molte imprese e soprattutto alla città. Quindi questo credo sia la buona politica. Fin qui. Abbiamo il commissariamento a seguito degli evidenti problemi di bilancio che avevano portato a una crisi di maggioranza, altrimenti gli ascoltatori, forse non tutti, lo capiscono. Prego. Quindi fin qui la buona politica, dopodiché ho, insieme agli altri amici che erano all'interno del movimento, capito che quello non era una scelta per la città, ma era una scelta perché poi la strada era già stata presa, infatti si è dimostrato con la convergenza di queste persone nel PD. Ora non è un preconcetto nei confronti del PD,
Ma se stiamo a dire che abbiamo amministrato male, hanno amministrato male, che bisogna cambiare, eccetera, non capisco come poi si possa andare a trovare la convergenza proprio lì. A proposito di cambiamento e di novità, sempre in Miri, la lista Due Mondi si era proposta come unica vera novità, inizialmente almeno, di queste elezioni. Poi l'alleanza con il centrodestra, che va ricordato per l'ennesima volta, non esprime un candidato politico. Non è ancora una volta costretta a fare politica con gli addetti ai lavori, ma si trincea di nuovo dietro la faccia pulita di un esponente della società civile. Ma voi non vi sentite neanche un po' strumentalizzati? Allora, la strumentalizzazione può essere un fatto, diciamo così, raccontato o praticato. E dipende sempre dal punto di vista, no? Da quello che si vuole ottenere. Quindi può essere una strumentalizzazione se l'altra parte vuole vedere la strumentalizzazione. Noi siamo l'unica vera novità di questa tornata elettorale e di questo ne ho certezza e possiamo anche dimostrarlo sia con i personaggi che sono all'interno della lista Due Mondi e anche con lo schieramento che mi sta sostenendo, perché 82 candidati e solo 6 vengono dalla politica, credo questo sia già un grande segnale. Non siamo strumentalizzati perché? Perché questa è una scelta che Forza Italia sta facendo un po' in tutto il territorio nazionale. Lo ha fatto in tutta l'Umbria. È una volontà ben precisa di Silvio Berlusconi, quello di aprire alla società civile. Quindi assolutamente no. Mentre invece ritengo, noi abbiamo fatto una scelta consapevole. Noi siamo sicuri di aver comunque vinto. E non vinto le elezioni. Abbiamo vinto perché stiamo portando un messaggio nuovo nella politica e noi, anche se andremo all'opposizione, potremo dimostrare che l'opposizione che abbiamo visto fino ad oggi non è opposizione. Noi vogliamo fare un'opposizione costruttiva, un'opposizione che sia in grado di proporre. La maggior parte dell'opposizione vista fino ad oggi è quella fatta dai vostri alleati attuali. Qualcosa vorrà dire? Io non sto parlando di me stesso, io parlo di cui ho visto. E non è un'opposizione, a mio avviso, corretta. Quindi non l'ho fatto. Ma io a Emilio volevo dire soltanto fare osservare che nel tono dire abbiamo vinto, il tono è proprio tipico di Berlusconi, o no? Cioè è sfrontato quasi abbiamo vinto prima ancora prima del responso delle urne. Allora, ti ringrazio Alfonso perché mi dai l'opportunità di spiegare meglio, evidentemente non è stato abbastanza chiaro. Non abbiamo vinto le elezioni, abbiamo vinto con il messaggio politico, che è cosa ben diversa Alfonso, perché è proprio quello che noi vogliamo andare a dimostrare, che si può fare un'opposizione diversa. Do un esempio, perché prima delle elezioni escono fuori delle proposte. Chi era all'opposizione? Perché non ha proposto alcune cose mentre si consumavano durante il percorso e le vediamo invece 20 giorni prima delle elezioni? Quella non è sana opposizione. Se c'erano delle posizioni da prendere andavano prese prima, non bisognava aspettare 20 giorni prima delle elezioni. Esemplifichiamo. Europea della cultura. Come? Capitale europea della cultura, per esempio. Allora, capitale europea della cultura, mi hai chiesto di semplificare, eccomi qua. Noi abbiamo denunciato da subito, da novembre, che c'era questa cosa gravissima, che la città di Spoleto non prendesse parte alla capitale europea della cultura. Perché solo oggi alcuni vanno a prendere contatti per proporsi? E a quali condizioni oggi il ritardo? Perché non lo abbiamo fatto prima? Ecco, questo è il messaggio. Questo è quello che trovo io sbagliato in un'opposizione. Rossi, qual è secondo lei il ruolo dei partiti e qual è quello della società civile, secondo il centro-sinistra? Voglio dire, quanto spazio c'è realmente per i cittadini nel vostro Ora si cambia? Io intanto ho una piccola premessa. Abbiamo parlato, io lo faccio per la chiarezza, perché a me quando si parla di liste civiche dobbiamo anche chiarirci sulle proposte politiche in campo. Ci sono due centrodestra, quello di Giampaolo appoggiato da Forza Italia e altre forze del centrodestra, quello di Fabrizio Caldarelli con nuovo centrodestra di Alfano, che è un po' la dinamica che sta caratterizzando la discussione, il dibattito a livello nazionale.
così come anche si ricordava la dialettica nel centro-sinistra e il 5 Stelle. Noi abbiamo fatto un percorso chiaro, che è quello soprattutto in un contesto locale di aprirci a tutte le energie della città. Siamo stati gli unici, Giampaolo lo può testimoniare, ci siamo confrontati con tutte le liste civiche per capire anche quali fossero le priorità. Poi abbiamo capito che Fabrizio Caldarelli faceva una scelta con Giampiero Panfili e altri. Vorrei ricordare Giampiero Panfili, fino a qualche giorno fa segretario comunale di Forza Italia, così come altri ingressi, nonché anche quello ufficiale del nuovo centrodestra. Giampaolo ha fatto una scelta col suo movimento, la sua lista, di aderire a una coalizione che vede forze politiche caratterizzate chiaramente politicamente. Io penso, e lo dico chiaramente da segretario anche provinciale, con Matteo Renzi il Partito Democratico finalmente ha finito la fase della gestazione, e l'impegno politico sia nei livelli locali che superiori deve essere un impegno politico che conosce benissimo un inizio e una fine. Parlo dell'impegno attivo nelle istituzioni. La democrazia che delega sempre alle stesse persone è una democrazia malata. Noi abbiamo bisogno di un ricambio sistematico, abbiamo bisogno anche della generosità, del contributo, delle idee. Io penso che Spoleto, come altri livelli, sia la testimonianza che cambiare è possibile, ma lo sto ripetendo spesso: il cambiamento presuppone che ci sia qualcuno che passi il testimone ad altri, con la generosità anche del contributo, delle idee, e qualcuno che lo possa ricevere. Spesso in Italia abbiamo visto che questo è molto difficile. Due secondi, Emilio, prima di andare in pubblicità. Stava dissentendo su qualcosa. Sì, dissento sulla posizione di Cardarelli, che è di centrodestra, e non perché lo dico io, ma perché lo ha detto lui stesso. In una intervista ha detto che non è centrodestra, e ha detto Giampaolo, che ero rimasto indietro rispetto alla tua osservazione. Io penso che Alfano sia nuovo centrodestra, e Angelo Loredoni ha detto chiaramente che una delle due liste è chiaramente di destra. Loredoni è venuto a Spoleto qualche giorno fa. E probabilmente allora all'interno di quella lista devono fare chiarezza. Luciano Rossi. Allora, un attimo solo, 30 secondi di pubblicità e torniamo subito in studio, qui dal Clitunno. Oltre 10.000 clienti soddisfatti, un'offerta particolarmente ricca con grandi occasioni, nuove, usate e a chilometro zero. Auto, moto, veicoli commerciali e industriali, la soluzione ideale per tutte le tue esigenze è Maranauto. Seguici sul nostro sito internet, Facebook e Twitter, sempre aggiornati. Maranauto è anche rivenditore Suzuki e Mitsubishi. Maranauto è la miglior soluzione per l'acquisto della tua vettura. Mettiti seduto, al resto ci pensiamo noi. Garanzia post vendita con soccorso gratuito. Biancheria Principe per il mese di maggio ti offre il giusto riposo. Materassi Permaflex con reti motorizzate e il famoso Memory Foam. Il giusto riposo è anche poltrone relax. Possibilità di finanziamenti personalizzati. Di nuovo in studio dall'Hotel Clitunno con la grande corsa. Alfonso Marchese, volevi intervenire? A me sembra questo fatto di dire destra, sinistra, dove è inquadrato, mi sembra più che altro più un gioco di società che altro. Al di là della crisi delle ideologie, questo è vero, ma è altrettanto vero che ogni personaggio, cioè ogni faccia, si porta dietro una storia. Quindi io, che ne so, Cardarelli oppure Brunini, io li inquadro in una certa area, ecco. Perfetto, è chiaro, mi sembra. Chi vuole rispondere per primo? Io precisavo solamente perché ho riportato le dichiarazioni di Cardarelli. Poi se lui è di centrodestra e è il nuovo centrodestra, forse lui deve farsi chiarezza con se stesso, semplicemente questo. Io rispondo ad Alfonso su un punto. Penso che il linguaggio della chiarezza nei confronti dei cittadini sia un obbligo morale. Nel senso che a me dà fastidio anche chi si accredita come rappresentante della città, e ne abbiamo molti. Poi, e lo ricordava Daniele, ci sono presenze dei livelli istituzionali superiori che hanno un chiaro riconoscimento politico. E ho detto nuovo centrodestra di Alfano e quello di Berlusconi per la chiarezza. Poi io parto da un punto, sono convinto che dobbiamo parlare dei temi della città. E sono convinto che un elemento che noi stiamo dicendo in questi giorni, io ho chiesto ai miei candidati in consiglio comunale di presentare dimissioni in bianco
per un atto di chiarezza. Voglio mettere al centro i temi della città e evitare che ci siano condizionamenti nell'attuazione del programma. E penso che questa città debba non misurare la propria azione sul quotidiano, ma avere il coraggio anche di programmare interventi nel medio-lungo termine. E questo non sarà semplice, ma sarà semplice se ci sarà una coalizione coerente. È divertente, Emili, ha fatto anche lei? No, lo vedevo un po' sornione. Beh, questa delle dimissioni in bianco sta proprio nel nostro programma, cioè nel nostro statuto, le dimissioni siamo... È un po' quindi, più da centrodestra, nel tempo, in non effetti, solo i programmi, ma anche i metodi vengono acquisiti. Che fa firmare le dimissioni, no? Uno fa, pensa sempre all'industriale che fa firmare le dimissioni è dei bello. Neoassunti. Questi. Allora, questo no, significa questo, che questo forse c'è una... C'è una convergenza su quello che noi pensiamo, questo non può che farci piacere, perché credo che il giorno dopo chiunque vinca debba avere la capacità di mettere tutti intorno a un tavolo. Questo credo che vi in verità con Andrea ci siamo già parlati, benissimo. Al di là della scaramuccia politica. Certo. Partenzi, cosa dice il web? I nostri lettori cosa chiedono? Noi in questi giorni abbiamo ricevuto numerose domande da parte dei nostri lettori, le abbiamo selezionate tutte e per esempio a Rossi Alberto vorrebbe chiedere: in molti in città hanno notato un allontanamento, quasi un oscuramento della figura di Daniele Benedetti. Lo stesso spot elettorale ora si cambia nel sintomo. È un modo per scaricare tutta la colpa degli ultimi disastrosi anni di amministrazione o altro? Siamo gli unici anche che abbiamo discusso, non nascondendo come nelle famiglie vere un dibattito interno al Partito Democratico e poi alla coalizione che abbiamo costruito. E è emersa una valutazione di dover cambiare alla luce anche di valutazioni degli ultimi anni. Io sono convinto, e lo sto dicendo in questi giorni, che alcune azioni di questi anni produrranno degli effetti anche nella prossima legislatura. Penso ad alcuni interventi, uno per tutti, il progetto finanziato sulla piscina, e ne vorrei citare anche altri. Devo dire un punto. Io non ho nascosto anche una mia riflessione nel momento in cui mi è stato chiesto di candidarmi, perché fare il sindaco di questa città significa dedicare tempo pieno tutti i giorni della settimana e non conoscere più né sabati né domeniche né sapere che fino a mezzanotte, dalla mattina alle 6:30 in poi, si è rappresentante della città. E dico che cosa? Che una delle lamentele che si è per maggiori che ci sono state in questi anni è la latitanza o la distanza, la latitanza quotidiana spesso dell'amministrazione nella comunità. Noi vorremmo, ci siamo presi un impegno, che vogliamo essere un'amministrazione presente che sappia declinare un'idea di partecipazione quotidianamente. Per farlo serve la fatica di essere presenti tutti i giorni e questo è uno dei principali elementi del cambiamento che cercheremo di attuare. Ma sei stato vice sindaco anche te di questa Sono stato giunta, vice sindaco 12 mesi, uno degli elementi che non ho nascosto, che mi ha portato a distinguermi è stato anche su alcune scelte. Io non l'ho nascosto, quella del Palatenda in maniera trasparente trovammo con tutte le forze in consiglio comunale, con tutte le società sportive una soluzione. A quella soluzione si disse di no anche dall'allora ex direttore generale e anche da chi rappresentava l'amministrazione. Lo dico senza polemica, perché in questi 4 anni ho lasciato la possibilità ad altre soluzioni. A me dispiace che alcuni temi, alcuni problemi siano rimasti ancora irrisolti. Perfetto, prima di proseguire con i lettori, Emili, vorrei partire proprio dal Palatenda, perché comunque fa il caso nostro, poiché volevo parlare delle strutture del Comune di Spoleto. Lei cosa pensa dell'immenso patrimonio pubblico di cui dispone il Comune? Strutture, ma anche risorse umane, competenze se vogliamo, possono essere un risparmio per l'ente? Al momento sono la principale voce di bilancio. Possono divenire un risparmio oppure sono, secondo voi, il suo principale spreco? Beh, allora, diciamo che sono state fino ad ora una buona parte di spreco. Anzi, forse il principale, la principale risorsa. Un terzo delle spese di bilancio. Esatto. Ora, che succede? Noi, allora, le risorse umane non è che le possiamo buttare. Però vorresti... Le strutture, no, assolutamente. No, okay. Le strutture, nemmeno.
crediamo che il Spoleto debba proprio ripartire da queste risorse. Ora, ci sono delle strutture che sarà difficile trovargli anche una collocazione tipo il Palatenda, per come è concepito, ma ci lavoreremo e vedremo quello che possiamo fare. Tolto il Palatenda, comunque abbiamo diciamo delle risorse enormi, e cominciamo proprio da quelle umane. Noi abbiamo forse purtroppo il doppio dei dipendenti e sicuramente rappresentano una voce di costo importante. Però, per l'esperienza che io ho avuto in comune, con i contatti vari, per le varie cose che ho organizzato, posso affermare che le nostre risorse umane sono di alta competenza molto spesso. Indubbiamente. Quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo coinvolgerli in un progetto, dobbiamo riposizionarli nel posto giusto e dobbiamo investire in formazione in queste persone affinché il comune possa lavorare come un'azienda. Quindi per noi questo è il punto di partenza del nostro programma. Se non facciamo questo, è inutile parlare di programmi, non avrebbe senso. Rossi, ovviamente una riorganizzazione è necessaria, su questo Emili sembra avere idee chiare e mi permetto di aggiungere forse verrebbe anche più naturale per chi arriva ex novo, chi non ha con sé responsabilità politiche, intervenire sulla macchina comunale. Come pensa invece il centro-sinistra di sbloccarla questa macchina, che è inutile nasconderlo, è ingolfata da tanti generali, forse troppi e troppi colonnelli? Come farete ad intervenire scardinando evidentemente realtà ristagnanti, quasi sempre prodotte dalle vostre stesse precedenti amministrazioni? Io, l'ora si cambia, che caratterizza un po' anche il nostro programma, sulla riorganizzazione della macchina comunale sarà chiara. Io anche su questo vorrei, nella tua domanda c'è anche il riferimento alle precedenti amministrazioni. Assolutamente. Uno dei punti sul quale andremo a cambiare è l'organizzazione dei dirigenti. Ce ne sono molti validissimi, ce ne sono altri che hanno dimostrato di non esserlo. Penso all'ex direttore generale che sulla questione del buco di bilancio c'è un'indagine della magistratura, nessun rappresentante politico ha rubato nulla. C'è un'indagine che vede coinvolto l'ex direttore generale, aspettiamo con auspichiamo la massima chiarezza in tempi celeri da parte della magistratura, ma vorrei ricordare che quel dirigente fu portato qualche anno fa, e questa sia una responsabilità politica, dal vicino comune di Revi, dall'allora sindaco. E lo dico perché noi, quando come intendiamo riorganizzare, come intendiamo, no, no, hai ragione, e questo lo dico perché Daniele, prima nella domanda di Alfonso, penso che una delle principali responsabilità, perché ho detto che questa amministrazione qualche risultato si verrà nella prossima legislatura, forse ha una principale responsabilità, quella di non aver evidenziato nella ricevere il testimone quello che aveva trovato nella precedente amministrazione. Detto questo, tra le quali c'è anche un certo tipo di organizzazione apicale. Sono d'accordo con Giampaolo che ci sono molte energie all'interno della macchina comunale, quindi oltre che dare segnali nella struttura dirigenziale, noi abbiamo portato degli esempi in questi giorni. Faremo nei primi mesi un unico ufficio eventi, vale a dire, Giampaolo sa che cos'è la burocrazia alle volte nella pubblica amministrazione, quindi dare un unico riferimento al cittadino che voglia organizzare qualcosa nella nostra città, avendo un unico ufficio e un unico responsabile. Al tempo stesso stiamo partecipando in questi giorni con tutta la nostra comunità, perché vorremmo una riorganizzazione che possa essere rispondente a quelle che sono le esigenze del cittadino. Avete già individuato qualche elemento chiave? Porto un altro esempio, che è quello della, e poi ne citerò un ultimo, quello dell'artigiano che deve svolgere dei lavori nel nostro centro storico. Non è possibile che il Corpo dei Vigili Urbani e altre articolazioni della macchina comunale non si parlino tra loro. L'ultimo, lasciamelo dire, quello di rafforzare gli uffici competenti sulla progettazione comunitaria, perché se non saremo... Partenzi sempre dal web per Emili. Allora, Claudio vorrebbe chiedere a Emili... Posso intervenire un attimo? Sì. Allora, io trovo non corretto
che la politica scarichi le responsabilità sui dirigenti. È vero che Cerquiglini veniva dalla giunta precedente, dall'amministrazione precedente, ma è vero che il sindaco aveva anche l'opportunità di cambiarlo. Quindi questo è un primo punto. Secondo, la politica si deve assumere le sue responsabilità, perché è troppo facile. Se noi inneschiamo questo meccanismo con la situazione attuale dove i dirigenti si devono assumere le responsabilità, la politica non ha più alcun potere e si innesca un meccanismo di opposizione tra dirigenti e politica che sarebbe dannosissimo. Io su questo non sono d'accordo, nel senso che così come ho ricordato che c'è un'indagine che riguarda un tecnico e la dico anche con chiarezza, basta con questa tifoserie sul buco di bilancio. I soggetti che devono testimoniare cosa è avvenuto, io lo dico sempre, lo sto dicendo in questi giorni, dirigenti, direttore generale, revisore dei conti e corte dei conti sono gli unici che possono certificare la correttezza di un bilancio. Poi Matteo Renzi in questi giorni sta definendo che cosa? Anche la possibilità di cambiare le strutture apicali dirigenziali, una sorta di spoil system, cioè le strutture anche del comune, dirigenziali soprattutto, devono essere misurate sulla base del raggiungimento degli obiettivi. Questo penso che valga in ogni contesto della comunità. Andrea, nessuno fa tifoseria, tant'è che ho sostenuto di aver voluto evitare il commissariamento, però è un fatto di chiarezza e di correttezza. Andiamo in pubblicità per l'ultimo stacco e torniamo subito per l'ultima parte della grande corsa. Tecnologico, modesto, ovvero The Car. Cesare Proietti Pesci è l'uomo di fiducia per qualsiasi problema di elettronica sulla tua auto. Cambio olio e filtro, assistenza climatizzatore, revisione, software centralina, batterie nuove a prezzi inferiori del grossista. The Car, ridai la scossa alla tua auto. Macelleria Partenzi. Da 3 generazioni lavoriamo le migliori carni per presentarle sulle vostre tavole. Vi portiamo la sicurezza di una qualità superiore che si tramanda di generazione in generazione. Di nuovo dall'Hotel Criturno, siamo tornati in studio. Filippo Partenzi con le domande dal web per allora, Giampaolo. Sì, Claudio vorrebbe chiedere ad Emili, mettiamo il caso che al ballottaggio vadano Cardarelli e Grossi, per chi voterà Forza Italia? Fra Cardarelli e Rossi? A Claudio chi è, mio padre? No. A parte che Forza Italia voterà per chi decide Forza Italia. Esatto, io sono di lista due mondi e poi vedremo. Allora, tra Cardarelli e Grossi? E Grossi. Ma, tra Cardarelli e Grossi, io mi ero già pronunciato pensando che Cardarelli era il centrodestra, Cardarelli ha detto di no, quindi a questo punto ripenseremo la nostra posizione, ma insomma noi siamo aperti, non abbiamo escluso nulla rispetto alle possibili alleanze, quindi valuteremo. E l'altra era tra Cardarelli e Rossi? Stesso discorso. Prego Marchese. Io volevo fare una domanda a Rossi. Se proprio nel gioco del ballottaggio, politicamente non sia stato un errore chiudere a Brunini, perché in caso di ballottaggio questi voti di Brunini o un eventuale appoggio ovviamente viene respinto da parte della sinistra, no? Ma il ballottaggio è un'altra elezione, ci si rivolge all'intera comunità. Io a Massimo ho sempre detto che la possibilità di dare un contributo di idee per trovare soluzioni ai temi della città ci sarà sempre una porta aperta. Poi vogliamo avere però la certezza della governabilità. Avremo 24 consiglieri questa volta, 14 più il sindaco di maggioranza. Noi vogliamo poter mettere a disposizione sia del sindaco che della città una coalizione non litigiosa, non divisa e che si perda nelle contrapposizioni interne. Benissimo, ora una domanda la faccio io. Rossi, ippodromo di Poreta, mostro delle mura, centro commerciale Il Querceto a Fabbreria. È corretto, Rossi, dire che sono 3 ferite inferte alla storia e al paesaggio di questo territorio? E di chi sono le responsabilità politiche? Io, l'ora si cambia quando dico, io
cerco, lo sto dicendo a livello nazionale, vedo che nei miei competitori c'è reazione anche di sofferenza quando cito Matteo Renzi, perché ha avuto il coraggio di farlo con quello che erano i senatori del partito. Penso ai D'Alema, penso alle Rosi Bindi e altre. Io a livello locale parto dalla domanda. Noi abbiamo fatto nel 2003 un piano regolatore, abbiamo approvato, maggioranza e minoranza si sono ritrovati nei micro interessi ad approvare un piano regolatore totalmente sovradimensionato per le esigenze della città, un piano regolatore pensato per 60.000 abitanti. Noi abbiamo detto in maniera chiara, lo stiamo dicendo in questi giorni, che andremo a rivedere il piano regolatore in diminuzione. Con un linguaggio chiaro, stop a nuovi centri commerciali, priorità nelle... Però alla fine l'ha proposto una parte politica, quel piano regolatore, anche se l'ha approvato la maggioranza. No, io le chiedo, c'è una responsabilità politica o non c'è? No, la responsabilità c'è, però abbiamo la possibilità di rivederlo. Noi siamo una città che oggi ha meno di 3.000 residenti nel centro storico. Il resto è tutta in una periferia che è caratterizzata soltanto da nuove abitazioni e alle volte qualche chiesa e soprattutto micro centro commerciale. No, scusa, la periferia è il centro di Spoleto, il centro storico è diventata la periferia di Spoleto. Sono d'accordo, tant'è vero che abbiamo detto in maniera chiara che andremo a un piano regolatore in diminuzione, stop a nuovi centri commerciali. Abbiamo messo Spoleto 2020 perché dovremo efficientare sotto l'aspetto energetico per raggiungere obiettivi comunitari. E dico un altro aspetto, che è quello, il piano operativo verrà utilizzato per ridisegnare la nostra città, soprattutto creando luoghi di aggregazione che mancano ovunque in questa città. Emili, prego, le sue considerazioni in merito all'argomento piano regolatore. Allora, le mie considerazioni è che mia mamma non ha colpa. Mamma, tu non hai colpa, stai tranquilla. Perché qui, cioè, io non so, ma io vengo adesso, mi affaccio adesso uno scenario politico, tutti parlano del piano regolatore, tutti, ma dove stavano tutti quanti? Cioè non ce n'è uno che non era presente. E che non l'abbia votato. E non è che c'è una persona. Allora, bisogna fare le cose al momento giusto. Quindi le responsabilità, insomma... la trovo una domanda abbastanza scontata. E allora, programma, tanto ormai diciamo tutte le stesse cose, penso che gli elettori debbano scegliere in base a dei concetti diversi, delle cose diverse, cioè sulla qualità delle persone, sulle loro storie, su altre cose. Programmi ormai, dopo un mese di campagna elettorale, ho visto che si sono tutti allineati. Allora, in chiusura, le ultime due, brevissime, veloci, cerco di sbrigarmi anche a formularle. Rossi, in città ci sono decine di famiglie spoletine che pagano l'IMU, a proposito di PRG, di piano regolatore, sui propri terreni, resi edificabili appunto dall'ultimo piano regolatore. Al di là della legittimità del piano, sulla quale ovviamente sarà la magistratura a pronunciarsi, speriamo entro breve, non le pare grave che queste famiglie debbano ancora pagare sulla base di una valutazione dell'Agenzia del Territorio, che poi sarebbe il vecchio catasto, che però risale al 2009, cioè quando il mercato immobiliare era ancora piuttosto florido. Secondo lei non è il caso, non era il caso anche ora nell'anno passato, nel 2013, di rivedere il valore dei terreni edificabili e quindi di conseguenza anche gli importi dell'IMU? Questo non è stato fatto in ben 5 anni. È stato un errore, ma noi diciamo chiaramente l'abbiamo messo sul programma. Andremo a un piano regolatore in diminuzione, l'opportunità di ritornare dall'edificabile all'agricolo. Sì, ma un altro punto stesso, però mi permetto. E al tempo stesso anche ricontrattare con l'Agenzia del Territorio quelli che sono i reali valori di mercato attuali, perché hai ragione quando dici che risalgono al 2009-2008. Era un'altra stagione perché eravamo agli inizi della crisi, oggi c'è un mercato immobiliare che è radicalmente differente, su questo dobbiamo dare risposte certe ai cittadini, ma noi lo diciamo che andremo in diminuzione per ridisegnare una città in maniera totalmente diversa, basta con la cementificazione di questa città, cerchiamo di renderla più armoniosa. Emilia, a proposito di PRG, ecco, secondo lei parlava, diceva ovviamente che sua madre non ha colpe, però è imputabile al solo centrosinistra o è frutto di interessi trasversali? È stato frutto di interessi trasversali? Basta vedere le votazioni, eh. Io su questo lo dico anche in consiglio comunale, la trasversalità è stata totale.
Scusami, no, tu non c'eri, Giampaolo? Io non c'ero, quindi molto serenamente posso rispondere. Non lo so, questo non sono in grado di dirlo, basta sicuramente vedere le considerazioni. Sicuramente prima di essere varati si può intervenire, certo. Quindi non intervenire già è una scelta, certo. Ed è una colpa anche, assolutamente. Cioè io non posso non intervenire in un piano regolatore e poi dire la colpa è di chi l'ha varato. Io infatti non ho dato colpa a una sola parte. Assolutamente, io ripeto, no, io sono entrato in una coalizione dove su 82 candidati ci sono solo 6 personaggi che vengono dalla politica, quindi credo che stiamo parlando del nuovo. Brevemente in chiusura, Emili, lei è un candidato civico ma è appoggiato da un'area politica comunque ben precisa, anche se ha soltanto 6 esponenti per così dire della vecchia guardia, e allora ci dica un provvedimento che intende prendere non appena a palazzo, non appena eletto sindaco, che sia riconducibile prettamente al centrodestra. Più che centrodestra voglio prendere un provvedimento civico, morale. E visto che le elezioni ci sono adesso 25 maggio col ballottaggio 8 giugno, siamo proprio in tempo per dire che il 7 luglio deve essere festa cittadina per ricordare il maestro Menotti che nessuno ricorda più. Benissimo, è una scelta civica, non c'è nulla di destra o di sinistra, ovviamente è un patrimonio dell'umanità, cominciare da Spoleto. Rossi, invece al suo predecessore chiesi di dire una cosa di sinistra, proprio a questi microfoni qua, eravamo alla grande corsa del 2009. Lui mi rispose che la distinzione destra-sinistra non aveva senso, forse era un precursore sotto questo aspetto. Ora ci provi lei. Non sono d'accordo, uno dei primi interventi sarà quello di contrattare anche con le fondazioni delle nostre banche, e su questo c'è stata un'evoluzione che ci sarebbe molto da dire, per la costituzione di un fondo di solidarietà per la nostra città. Noi abbiamo una miriade di nostri concittadini che oggi hanno il dramma di arrivare a fine giornata. Il dramma dico perché ci sono difficoltà concrete, reali, e noi dobbiamo saper testimoniare una vicinanza e insieme a loro cercare anche di ridare un'opportunità di futuro. Lo dico e penso non solo ai giovani che sono sempre di meno e che vanno a cercare lavoro fuori, ma anche a quei tanti nostri concittadini di 50 anni e più che vengono espulsi dal mondo del lavoro e che hanno sempre maggiori difficoltà nell'essere reinseriti. Benissimo, io ringrazio i nostri ospiti, Giampaolo Emili, candidato a lista Due Mondi e Centrodestra, e Dante Andrea Rossi, candidato per il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra, Alfonso Marchese e Filippo Partensi, l'hotel di turno che ci ospita gentilmente. Ringraziamo gli sponsor Maranauto, Macelleria Partensi, Biancheria Principe e Decar Elettrauto. E alla prossima!